bel servizio, stiamo bene insieme, comunichiamo, a parte il fatto di fare ginnastica che fa bene al nostro corpo, però anche il fatto di socializzare, di stare insieme. Corsi di ginnastica dolce, uncinetto, inglese e non solo, il Centro Sociale Pasquale Campanello e la Casa di Anziani e Adulti grazie al progetto Creattivi, organizzato dal Servizio Civile del Comune di Mercogliano e gestito da 12 ragazzi, tutti assolutamente specializzati. Alessandro, il ragazzo che ha appena svolto il corso di ginnastica dolce, è una persona che è qualificata, parliamo di ragazzi che si apprestano alla fine del corso di laurea in scienze motorie, ma non solo, questo centro sociale offre tantissimi altri servizi dedicati ad adulti e ad anziani, come ad esempio corsi di inglese, sì. Corsi di inglese che vengono svolti da persone qualificate, corsi di informatica allo stesso modo. Io personalmente mi occupo del laboratorio di nutrizione, sono una biologa nutrizionista, le persone qui lo possono confermare che mi occupo di questo. E niente, il mio messaggio è questo, che i centri sociali devono essere utilizzati per accogliere e quantomeno rendere l'anziano partecipe, cioè un turnover generazionale, ma comunque metterlo al passo con noi giovani in questi tempi. Ed è un bellissimo scambio soprattutto. Assolutamente sì. Noi abbiamo la signora che si occupa del corso di Maglieri Uncinetto. La signora, se vuole dire qualcosa. Come si chiama la signora? Notaro Amalia, Amalia comunque. Amalia. Ed è la risposta com'è? Insomma, le signore sanno. Sì, abbastanza, abbastanza. Sì, sono brave, sì. E invece le ragazze stanno imparando. Non ce ne sono. Mannazza. Non ce ne sono. Io sì. E ogni tanto si affaccia. Io sì. Ogni tanto si affaccia. Una bellissima arta nella quale ci vuole pazienza. Sì, molta. E passione soprattutto. Non solo pazienza. Alessandro, sì. Io vedo che sono attivissime le signore. Si impegnano tutte, vi devo dire la verità, c'è una risposta veramente ampia per questo laboratorio di ginnastica. Vi devo dire, è una poca ora, però in questa ora le persone vengono con voglia, ci divertiamo e cerchiamo di curare il nostro corpo in questi piccoli 50-60 minuti che ci fa disporre il comune. La risposta è ampia, come vedete. C'è qualcuna che si lamenta, che dice che le fai lavorare troppo? A volte sì, però secondo me il troppo non storpia, quindi secondo me se ci alleniamo benissimo, ci facciamo un bello stretch, noi facciamo delle robe non troppo invasive, stretching e ginnastica dolce, indicate a tutte le età, quindi anche dai cinquantenni a ultra 65. Pochi maschi però. Pochi maschi, qualcuno viene, magari dopo si sofferma anche per un 3-7, perché abbiamo anche altri giochi di società. Tornei di burrago, poi c'è anche pittura, ci sono molti corsi attivi in questo senso. Io aggiungerei che il servizio civile che offre il Comune di Mercogliano è un servizio interamente gratuito, quindi mi rivolgo a tutte le persone che abitano a Mercogliano, ma anche Monteforte, il Comune di Forino, Contrada e paesini affini, di sfruttare questa opportunità, perché ecco, chiunque può vivere anche una situazione di disagio economico, però sfruttare questa occasione che è interamente gratuita può donare sollievo alle famiglie. E soprattutto si passa qualche bella ora in compagnia, parliamo con la mascotte, l'unico maschio superstite. Grazie, ma solo yoga. Un modo diverso e sano per stare insieme, per scambiarsi esperienze, per capire che non si è mai soli se lo si vuole davvero. È un bel centro, veramente, io mi diverto. Faccio ginnastica nel senso e socializziamo. Ci sta sempre quella ribelle che guarda a casa, abita nel mio palazzo. Cioè quella signora che non si è voluta far riprendere. Non fa niente. L'altra signora qua invece possiamo parlare con l'altra signora. Sì, anch'io sono contenta di questa iniziativa. Perché oltre a socializzare fa bene anche al fisico fare questa ginnastica dolce, quindi io cerco di non mancare. È un appuntamento fisso. Brava, sì, brava. Si fa un po' di pettegolezzo, un po' di sano costo. Sa? Un po' di pettegolezzo. Va bene qualche volta, però dovremmo soprassedere pensando al beneficio che abbiamo di questo, diciamo, ginnastica, quello che noi facciamo, insomma. Signora, che voleva di qualche altra cosa? Quello che già hanno detto gli altri, è un centro ben attrezzato e sono gentilissimi,
i ragazzi sono eccezionali. Allora, responsabile del centro sociale Pasquale Campanello, ci abbiamo qui anche lo sportello URP Informazione al Pubblico, in più possiamo fare l'autocertificazione per l'anagrafe e poi seguiamo questi... È come se fosse una casa per tutti, diciamo. Sì. E seguiamo tutti questi giovani.